Buonasera a tutte e a tutti. Siamo di nuovo qui per un mercoledì di clip. Quello che inizieremo oggi è un percorso, un intervento che viene dall'Università di Padova e che rimbalza in molti atenei. Abbiamo il professor Boscati e la professoressa Timellini dell'Università La Statale di Milano, la professoressa Maria Dolores Ferrara dell'Università degli Studi di Trieste. Sono contenta di introdurre questo evento al femminile. Ospitiamo come sempre il professor Boscati e mi fa piacere anche segnalare che con oggi concludiamo la parte di clip dedicata alle quasi normalità, e cioè alle vicende del reclutamento ordinario. Quello che troviamo negli ultimi tre appuntamenti, perché ormai molto tempo è passato da quando abbiamo iniziato, quello che troviamo negli ultimi tre appuntamenti è invece la specialità nella specialità del lavoro pubblico e andremo a parlare di regioni, autonomie locali, di sanità e dirigenza. Allora, davvero con grande piacere, passo la palla al professor Boscati per l'intervento introduttivo. Grazie. Grazie, buon pomeriggio. Sono io che ringrazio le tre colleghe, quattro colleghe, Sazilli, che sono presenti questo pomeriggio per parlare di un tema, le stabilizzazioni, che è sicuramente un tema in cui emergono tutte le contraddizioni del sistema, non tanto l'istituto in sé, ma del perché si arriva alle cosiddette stabilizzazioni, con un effetto onda lunga di quelle che sono state certe politiche di reclutamento, non in maniera stabile, ma in maniera così transitoria e con contratti di lavoro autonomo, che autonomo non era, no? E non sono in molti casi, e con contratti flessibili per far fronte a esigenze ordinarie e che hanno portato alla fine non a un risparmio di costi, ma all'esigenza anche sociale di, come dire, stabilizzare queste persone, inserirle organicamente. E quindi è un tema sicuramente molto molto complesso, un tema in cui il legislatore è continuamente intervenuto, primi interventi Bersani in avanti fino agli ultimi della Madia, che si intreccia in qualche misura alle problematiche delle progressioni di carriere agli interni, quindi un tema sicuramente di grande interesse e anche molto complesso per la stratificazione di fonti e per i tanti interessi che devono essere sintetizzati tra loro. Quindi sono molto contento di poter ascoltare le mie colleghe e cedo immediatamente la parola alla professor Pasqualetto, che ha il compito di introdurre e coordinare i lavori, e la ringrazio per questo, insieme alla collega Timellini e alla collega Dolores Ferrara per questo intervento. Grazie. Grazie professor Boscati, grazie professoressa Zilli. Ovviamente, come primissima cosa, un ringraziamento per avermi coinvolto in questa avventura, in questo ciclo seminariale così interessante, che è un po' il seguito del lavoro iniziato insieme con il Trattato sul lavoro pubblico che è uscito per Maggioli qualche mese fa, pubblicato anch'esso a cura del professor Boscati. Una bella avventura, appunto, alla quale ho partecipato molto volentieri. E, ecco, saluto le colleghe Caterina Timellini di Milano e Maria Dolores Ferrara di Trieste. Le ringrazio perché hanno aderito subito, mi pare anche con entusiasmo, alla mia proposta di intervenire su questi temi, che peraltro sono temi a loro cari, di cui sono esperte. E, saluto anche gli studenti perché questo seminario di oggi si inserisce nel mio corso di diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e quindi so di avere di là dello schermo numerosi gli studenti del corso di laurea triennale in consulente del lavoro, ai quali ho iniziato a parlare appunto un po' di questi temi. Poi dovrebbero esserci anche gli studenti della professoressa Ferrara e sicuramente qualche collega. Bene, allora dico veramente solo due parole perché le cose da dire sul tema sono tantissime e appunto sentiremo la professoressa Timellini e la professoressa Ferrara in maniera approfondita. È chiaro che stiamo parlando di stabilizzazione di un tema veramente centrale, cruciale per il pubblico impiego privatizzato, un crocevia, mi sembra di poter dire, di tematiche veramente rilevanti. È quasi una cartina di tornasole per cercare di capire se il legislatore è riuscito a trovare un punto di equilibrio fra interessi diversi e confliggenti, fra istituti diversi e confliggenti che insistono tutti su questa materia.
E quando parliamo di stabilizzazioni parliamo di tante cose, evochiamo il tema dei contratti non standard, dei contratti flessibili, non solo di tipo subordinato, come diceva il professor Boscati, quindi parliamo di precariato, che è un problema veramente atavico, antico della pubblica amministrazione italiana, e al quale il legislatore ha cercato di far fronte in questi 20 anni in modi veramente e diversi, innanzitutto direi proprio incidendo sulle regole per l'accesso in modo non stabile alla pubblica amministrazione. Io ho contato, e lo dicevo agli studenti proprio la settimana scorsa, 9 versioni diverse dal decreto legislativo 2993 ad oggi dell'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego, quindi del decreto 165 del 2001, non escludo che mi sia sfuggito qualcosa. Poi ovviamente quando parliamo di stabilizzazioni parliamo di sanzioni per il non corretto utilizzo di questi contratti flessibili e ci scontriamo subito con il tabù della non conversione, della non convertibilità del contratto precario in un contratto a tempo indeterminato, e su questo tema c'è una sterminata elaborazione dottrinale, giurisprudenziale, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia, Corte di Cassazione, Corti di Merito, quindi moltissimo anche appunto a livello di elaborazione giurisprudenziale. Poi quando parliamo di stabilizzazione parliamo di reclutamento, parliamo dei principi costituzionali in materia di reclutamento, parliamo di reclutamento con i contratti non standard, per i quali ci sono regole a parte, regole diverse, ancor più dopo le innovazioni recenti del decreto reclutamento. Ad esempio ho visto che c'è questa nuova soluzione degli elenchi di idonei per le assunzioni negli enti locali che impatta appunto con le nostre tematiche. E poi un'altra cosa che dico così via veloce ma introduttiva, quando parliamo di stabilizzazione anche questa espressione in realtà è un'espressione diciamo un po' ambigua, no? La utilizza forse più la dottrina e la giurisprudenza che non il legislatore. Il legislatore aveva parlato esplicitamente di stabilizzazioni nel 2006, no? Con la legge finanziaria per il 2007, mi pare che nel decreto 75 del 2017, quindi nell'occasione della riforma Madia, un po' più dicamente preferisce parlare di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, la parola stabilizzazione non la utilizza, quindi si focalizza più sul risultato, no? Sull'obiettivo da realizzare piuttosto che sullo strumento. Però al di là di questo dicevo che la parola stabilizzazione i tecnici la usano anche in maniera molto diversa. La stabilizzazione in senso lato è qualunque forma di conversione, no? La trasformazione del rapporto a termine in un rapporto stabile è una forma di stabilizzazione e può essere quella che avviene volontariamente per decisione spontanea del datore di lavoro, ovviamente questo non nel settore pubblico, oppure è quella che avviene per via giudiziale, in via sanzionatoria, il giudice che condanna appunto il datore di lavoro, ancora una volta però non nel settore pubblico, bensì solo nel settore privato, a trasformare il rapporto, a riconoscere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al lavoratore precario che è stato utilizzato in maniera scorretta. Poi ovviamente stabilizzazioni in senso un po' più tecnico sono quelle di cui parleremo oggi, previste dall'articolo 20 del decreto 75 del 2017, sia attraverso il canale dell'assunzione diretta, sia attraverso il canale della procedura concorsuale. Ultima cosa, dico l'argomento molto interessante perché è un argomento sul quale incidono, interferiscono interessi molto diversi. L'interesse che viene in evidenza per primo è ovviamente quello degli stessi precari. I precari si aspettano spesso la stabilizzazione, se l'aspettano in una certa misura in senso soggettivo, perché sentono di meritarsela, sentono di aver magari lavorato bene per un certo numero di anni, aver dato il loro contributo al buon funzionamento, no, dell'ufficio nel quale sono stati, pur con un contratto che sapevano essere precario. Ma spesso la stabilizzazione se l'aspettano i precari perché è il legislatore stesso che fomenta queste aspettative, no? Per anni riproponendo questi meccanismi stabilizzatori con norme destinate a loro volta ad essere più o meno transitorie, perché poi abbiamo ad esempio nell'articolo 35,3 bis del TUPI una sorta di meccanismo stabilizzatorio a regime. Il legislatore anche lì non usa la parola stabilizzazione, parla di valorizzazione dell'esperienza professionale, ma alla fin fine di stabilizzazione si tratta. L'interesse dei precari come singoli a volte è poi spalleggiato dal sindacato, e questo a volte lo ha previsto addirittura il legislatore, sempre in occasione di quelle stabilizzazioni degli anni 2006-2007. Ho visto di recente una
una sentenza, anzi era un'ordinanza della Corte di Cassazione del 2021, la 15.800, nella quale appunto si trattava di una vicenda nella quale il sindacato aveva concluso con la pubblica amministrazione, che era la provincia di Ascoli Piceno, un piano di stabilizzazione, quindi un accordo per concordare le tempistiche delle stabilizzazioni. La ricorrente pretendeva che da questo piano derivasse l'obbligo dell'ente a stabilizzarla. La Cassazione, alla fine ovviamente tutta la vicenda giudiziaria, ha però respinto questa pretesa e ha ribadito invece che queste norme sono norme di carattere eccezionale e che quindi l'assunzione dei dipendenti pubblici non può essere regolata con modalità cogenti attraverso la contrattazione collettiva. Dalla contrattazione collettiva può derivare un mero effetto programmatico, ma non può derivare appunto l'obbligo per la pubblica amministrazione di assumere, che invece deriva dal ricorrere dei requisiti di legge e dal rispetto delle procedure concorsuali e selettive. E l'ultimo interesse che incide nella materia è ovviamente l'interesse pubblico, l'interesse all'accesso, anzi non l'ultimo, il secondo, l'interesse all'accesso dei più capaci e meritevoli, e qui ancora una volta abbiamo molteplici interventi della Corte Costituzionale, soprattutto sulle vecchie stabilizzazioni. Quando parlo di vecchie stabilizzazioni, poi lo chiariranno meglio le colleghe, parlo di quelle degli anni 2006, 2007 e seguenti, e qui la Corte più volte ha detto appunto che questi meccanismi non sono di per sé incompatibili con il principio del concorso pubblico, perché ricorrono tutta una serie di requisiti e di condizioni, purché siano realizzati altri interessi pubblici, il buon andamento stesso degli uffici pubblici, tale da giustificare la prevalenza dell'interesse alla stabilizzazione del precari rispetto all'assicurazione dell'accesso al pubblico impiego dei più capaci e meritevoli. Quando si tratta in sostanza di non disperdere le esperienze maturate dai precari dentro la pubblica amministrazione, perché non si potrebbe ottenere lo stesso risultato reclutando dall'esterno, allora ecco, può valere la pena, può essere costituzionalmente giustificato l'utilizzo di un meccanismo di tipo stabilizzatorio. E poi altre cose sulle quali appunto non mi soffermo. E per concludere, dicevo, nella materia ci sono ovviamente anche altri interessi coinvolti, gli interessi degli altri, direi dei controinteressati. Chi sono questi? Gli esterni, quelli che magari non hanno ancora mai avuto l'occasione di avere un contratto con la pubblica amministrazione, neppure appunto un contratto di breve durata, neppure un contratto di lavoro non subordinato, perché magari sono giovani, sono laureati, si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro e anche del lavoro pubblico. E poi c'è appunto l'interesse di quelli invece che hanno una più fondata aspettativa ad entrare o a restare nei ruoli della pubblica amministrazione. Pensiamo ad esempio ai lavoratori collocati in disponibilità, perché l'ente per il quale lavoravano ha avviato una procedura di gestione dell'eccedenza del personale. Si diceva in qualche seminario precedente che queste vicende sono impossibili alla pubblica amministrazione, in realtà non è del tutto vero, un po' di giurisprudenza diciamo rivela che qualche ente prende il coraggio a due mani e colloca in disponibilità i lavoratori. Ecco, questi pretendono magari di essere inseriti loro, e giustamente, prima delle stabilizzazioni. Poi ci sono coloro che magari vorrebbero approfittare di una mobilità volontaria, oppure sono collocati in una graduatoria ancora vigente. Quindi c'è il problema appunto del conflitto tra questi interessi diversi, e qui si tratterà di capire, non so se anche questo tema verrà trattato, come ci si orienta diciamo nella scelta tra l'una e l'altra di queste soluzioni. Concludo velocissimamente. Nella recentissima normativa in materia di reclutamento, nel decreto reclutamento in particolare, quindi l'80 del 2021, mi sembra che il legislatore sia stato abbastanza tiepido sul punto. Da un lato, cosa ha fatto? Ha spostato in avanti di un anno, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di utilizzare le procedure stabilizzatorie già previste dalla riforma Madia, e quindi insomma niente di nuovo sotto il sole. Forse si è convinto del fatto che alla fine queste nuove regole funzionano. C'è poi una roba un po' particolare che riguarda le stabilizzazioni negli enti locali della regione siciliana, quindi una vicenda molto particolare, ma per il resto insomma sembra che il legislatore abbia voluto insistere sulle regole attuali. È chiaro però che col PNRR entreranno nella pubblica amministrazione una gran massa di nuove figure, di nuovi lavoratori, anche con contratti di tipo precario, quindi evidentemente si riproporrà in futuro il problema della sorte di questi lavoratori e della delusione o meno delle loro aspettative.
Ecco, mi fermo qui e ovviamente cedo la parola alla professoressa Timellini che ci introdurrà. No, scusi, ecco, ho sbagliato, ci eravamo messe d'accordo e ho sbagliato tutto, il programma era deciso. La professoressa Maria Dolores Ferrara dell'Università di Trieste che ci introduce in modo approfondito l'argomento. Scusa Maria Dolores. Grazie, grazie Elena, buonasera a tutte e a tutti e anche io ringrazio tanto per questo invito, ringrazio la professoressa Pasqualetto, ringrazio ovviamente il professore Boscati, la professoressa Zilli, organizzatore e organizzatrice di questo articolato, ricco, complesso ciclo di seminari sul lavoro pubblico. Un invito oggi che mi consente con voi di fare un po' il punto su, come avete capito, su un tema che è cruciale per comprendere un po' le evoluzioni dei principi regolatori che governano, che dovrebbero governare il lavoro pubblico o il lavoro pubblico, ossia proprio i processi di stabilizzazione e più in generale il precariato nel lavoro pubblico, con riferimento poi particolarmente alle tipologie contrattuali flessibili. Mi è stato dato il compito oggi di inquadrare il tema anche e soprattutto sul piano storico per andare a capire e a ricercare quale può essere stata la ratio di queste nove modifiche sull'articolo 36 del decreto del 93 e poi sei del, appunto, del, convertite poi nelle sei modifiche del decreto 165 del 2001. E rinviando ovviamente alla professoressa Timellini invece il compito di guidarvi poi nell'analisi dei meccanismi di stabilizzazione e quindi delle soluzioni del legislatore che ha approvato e ha adottato in questi anni. E nel provare a tracciare una periodizzazione del fenomeno ho individuato e suddiviso il lavoro sostanzialmente in quattro fasi. La prima fase, ovvero che possiamo definire, che ho chiamato come la fase della stabilità del lavoro con le tante eccezioni. La seconda fase è la fase della flessibilità come effetto e conseguenza della privatizzazione. La terza fase, cioè quella del precariato come conseguenza della crisi economica a partire appunto dal 2008 in avanti. E infine la quarta e ultima fase, ovvero quella della flessibilità o della nuova flessibilità come strumento, possibile strumento della ripresa post pandemia che stiamo appunto attualmente attraversando, che già la professoressa Pasqualetto e il professore Boscati hanno un po' già inquadrato nelle linee generali. Nel settore pubblico, e qui vengo proprio all'inizio, ho provato a dare delle caratteristiche, delle tappe salienti di ciascuna di queste fasi. Ebbene, rispetto alla prima fase, è abbastanza evidente che nel settore pubblico l'esigenza di flessibilità, nel senso di flessibilità organizzativa e all'attività e alla funzione, è una scoperta relativamente recente, non dico assolutamente una novità, perché fino agli anni Ottanta del secolo scorso regnava un atteggiamento di sostanziale sfiducia o addirittura di rifiuto nell'applicazione di forme flessibili di reclutamento del personale e del suo utilizzo, a causa sostanzialmente della rigidità dell'apparato amministrativo. Insomma, a funzioni rigide dovevano corrispondere anche un'organizzazione amministrativa altrettanto rigida. Soltanto con il rapporto Giannini, Massimo Severo Giannini del 1979, sui principali problemi dello Stato, ricordiamo Massimo Severo Gianniti è stato illustre studioso, amministrativista, ma poi ministro della funzione pubblica nel primo e secondo governo Cossiga, 1979-1980. Ebbene, in questo rapporto si pone l'accento sulla necessità di costituire uffici di missione, da un lato, di delegificare quindi la disciplina dell'organizzazione amministrative e quindi di abbandonare modelli uniformi e standardizzati. Come voi tutti ricorderete, poi da questo rapporto sono nati tantissimi altri studi che hanno rappresentato un po' la base poi delle riforme degli anni 90. Tuttavia, se la flessibilità organizzativa è rimasta estranea al lavoro pubblico per tanto tempo, non è così la precarietà, non è stata così la precarietà. Alla precarietà si è fatta ricorso da sempre, sono cambiate le denominazioni, le tecniche. Un tempo si chiamava personale straordinario, poi avventizio, poi ancora soprannumerario, oggi contratti di formazione di lavoro, contratti a termine, contratti di somministrazione e i vari contratti di lavoro non subordinato. Dunque il precariato, prima conclusione di questa brevissima rassegna sulla prima fase
delle, appunto, del precariato del lavoro pubblico, possiamo certamente dire che il fenomeno è una costante all'interno della pubblica amministrazione. E come è stato infatti sottolineato nella messo in luce brillantemente dalla professoressa Tinellini in un suo recente scritto sulle stabilizzazioni, edito nel corposo, ricco e articolato volume curato da Alessandro Boscati per Maggioli, il lavoro pubblico dalla contrattualizzazione al governo Draghi, edito appunto nel 2021, e come dice la professoressa Tinellini, il precariato pubblico si è manifestato negli anni con un andamento pendolare, proliferando per esigenze di bilancio, ma anche per inefficienza della burocrazia e per ragioni clientelari. Io mi permetto solo di aggiungere, come sarà abbastanza chiaro dopo questa mia brevissima sintesi, anche per una tecnica regolativa un po' confusa, forse un po' indecisa, quindi il pendolarismo è certamente un pendolarismo anche del legislatore. E anche in effetti nel contesto della fase dell'ibridazione normativa della legge quadro del 1983, come ricorderete, una legge dell'88 che aveva recepito a sua volta un accordo interconfederale su una materia di lavori flessibili, aveva consentito agli enti pubblici appunto di dar vita a rapporti di lavoro a tempo determinato, per particolari però profili professionali, soprattutto intuendo la necessità ovviamente di apporre una durata, ma soprattutto rendendo legittima la costituzione di questi rapporti di lavoro per l'attuazione di progetti definiti dall'accordo sindacale medesimo. Quindi già nella legge del 1988 e nell'accordo prima ancora si intuiva la necessità di agganciare i vincoli e soprattutto la possibilità di ricorrere ai rapporti di lavoro flessibili proprio al miglioramento dei servizi. Eppure così non è stato, perché nonostante le buone e le lodevoli intenzioni dell'accordo sindacale recepite poi dal legislatore dell'88, di fatto quell'esperimento si è risolto in un ennesimo intervento assistenziale, e al personale precario fu negli anni 92-93 immesso in ruolo senza alcun concorso regolare. Nella seconda fase di questa periodizzazione che io vi ho provato, vi sottopongo alla vostra considerazione, invece ha inciso tantissimo, in aggiunta agli altri fattori già presenti nella prima fase, ovviamente l'impatto della liberalizzazione del lavoro pubblico. Come sapete, come si sa, la privatizzazione si snoda appunto in due fasi e in svariati interventi correttivi, e anche questa tecnica degli svariati interventi correttivi ha un impatto appunto sulle cause dell'aumento o della restrizione del ricorso alle tipologie di lavoro flessibili, perché nel testo originario del decreto 29 del 93 all'articolo 36 ci si limitò semplicemente a mantenere in vita le disposizioni della precedente disciplina. Mentre poi con il successivo correttivo del 93-546 si ribadì il divieto di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a 3 mesi, quindi la tecnica di limitare attraverso la fissazione di una durata temporale inferiore comincia a farsi strada, senza però appunto senza null'altra previsione. Tuttavia, dopo 4 anni, con il decreto legislativo 80 del 98, invece mutò radicalmente l'approccio, per cui a un approccio restrittivo ne segue subito un nuovo approccio fortemente permissivo, perché il decreto 80, lo ricorderemo, si estende nell'intento di avvicinare il lavoro pubblico al lavoro privato, anche in relazione a queste forme di lavoro flessibile, di fatto si rinvia integralmente alla disciplina del lavoro privato, soprattutto affidando alla contrattazione collettiva l'emanazione della disciplina applicativa. In realtà però il ravvicinamento era di fatto sulla carta, perché lo stesso decreto 80 inserì la regola del divieto di conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso proprio di violazione delle disposizioni imperative che riguardavano l'assunzione e l'impiego dei lavoratori. Quindi diciamo che anche in questo caso il legislatore propende verso la liberalizzazione, ma allo stesso tempo di fatto introduce una delle regole, una dei sistemi, ecco, per di ostacolo maggiore
alla stabilizzazione. Tra l'altro, divieto di conversione che, come sappiamo, poi ha avuto il pieno avallo dalla stessa Corte Costituzionale, lo ricordava Elena, la professoressa Pasqualetto, e in particolare con la sentenza del 2003, la sentenza 89 del 2003, sostanzialmente appunto la Corte ribadisce ed individua appunto il concorso come strumento di selezione del personale più idoneo a garantire imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione. In teoria, qui una breve, davvero brevissima riflessione, in teoria un sistema basato sul pieno risarcimento del danno e su una praticabile chiamata alla responsabilità poi dei dirigenti responsabili, forse avrebbe potuto dare buoni risultati, anche se non paragonabili ovviamente alla sanzione della conversione come accade nel lavoro privato. Tuttavia questo sistema però risultava solo abbozzato e si reggeva, come tutti sappiamo, su delle norme criptiche che imprecise, a cui non era facile dare un significato coerente di che danno si trattava. E come poteva poi un danno derivare dalla prestazione di lavoro, come andava poi quantificato il danno, lo sappiamo benissimo che queste sono poi le domande che hanno tenuto banco nel dibattito, lo ricordava appunto la stessa Pasqualetto, proprio nel famoso dialogo tra le corti, Corte di Giustizia, Corte Costituzionale e soprattutto Corte di Cassazione. In ogni caso l'apertura verso le forme flessibili si è quindi di fatto, a mio avviso, accompagnato alla volontà del legislatore stesso di impedire gli accessi al lavoro stabile per intervento del giudice, perché se da un lato si ampliava la possibilità, dall'altro però si inibiva al giudice chiaramente di perseguire questa strada, riservando di fatto a sé, cioè riservando al legislatore il compito di provvedere e di fissare i meccanismi di stabilizzazione nelle diverse forme e tecniche che poi Caterina ci illustrerà tra brevissimo. In questa fase quindi l'ideologia della flessibilità si complica proprio in considerazione delle riforme sul lavoro a termine, nel lavoro privato, che rischiano quindi di produrre una sorta di liberalizzazione al quadrato di questa tipologia contrattuale, a causa ovviamente dell'allentamento del regime delle causali da un lato e nella perdurante assenza della sanzione della conversione. Ed infatti è la liberalizzazione del lavoro a termine del lavoro privato che costringe il legislatore a intervenire ripetutamente sul testo dell'articolo 36. E come diceva la professoressa Pasqualetto, delle sei versioni che possiamo contare dell'articolo 36, abbiamo proprio questo andamento ondivago di apertura, poi restrizione, poi di nuovo apertura e poi di nuovo restrizione. Alla fine di questa seconda fase, non è un caso che si chiude proprio con la legge finanziaria del 2007, che come ricorderete restringe in maniera drammatica la possibilità di ricorrere alle tipologie di lavoro flessibile, addirittura vietandole, se non per alcune precise eccezioni, per esempio esigenze stagionali o per periodi appunto non superiori a 3 mesi, in considerazione poi della specificità del settore, ad esempio del settore della sanità, oppure all'inquadramento professionale, perché legate proprio al conferimento di un incarico dirigenziale. Stesso scenario del resto lo registriamo in questa fase anche per quanto riguarda le tipologie di lavoro non subordinato, in particolare in relazione al precariato dei collaboratori autonomi. Le condizioni sul piano normativo che hanno reso possibile la formazione di precariato anche in relazione a questa tipologia di contratti sono ovviamente molteplici. Una delle ragioni che a mio avviso sicuramente è quella che è convincente è nel fatto che si era creato una sorta di doppio binario, ossia della distinzione di disciplina che la legge riservava agli incarichi professionali, che era invece decisamente molto rigorosa, a dispetto invece della disciplina riservata alle collaborazioni coordinate e continuative, che avevano un regime più permissivo. E quindi, come l'articolo 36, anche l'articolo 7 deve fare i conti con questo legislatore bipolare, e anche nell'articolo 7 io ne ho contate almeno 9 versioni
e hanno ripetutamente inciso proprio sulla norma, la ricerca dell'equilibrio perfetto che pare a me non ancora essere completamente trovato. Con queste premesse si arriva quindi alla terza fase, ossia quella che ho chiamato come precariato, come conseguenza della crisi economica, che in realtà registra un ulteriore approccio incoerente da parte del legislatore. La stagione si apre innanzitutto con un nuovo intervento sull'articolo 36, tanto per cambiare, nella direzione questa volta però di un allentamento dei vincoli introdotti nel 2007, passando quindi la possibilità di stipula di contratti di lavoro flessibili da 3 mesi a 36 mesi, sempre però per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali nel rispetto delle procedure di reclutamento. Però di lì a poco, come sappiamo, i continui blocchi delle assunzioni, fino ad arrivare poi al blocco scaturito dalla crisi economica del 2008 e poi le pressanti esigenze di bilancio, hanno determinato la formazione quindi di un ennesimo consistente volume di lavoro precario, il cui accesso all'impiego di fatto avveniva senza programmazione della spesa e tramite procedure assolutamente semplificate di vario tipo. Dunque, negli anni successivi, in costanza di crisi economica, la tecnica normativa rincorre la precarietà creata dalle stesse soluzioni del legislatore. Sembra un paradosso, ma anche qui, visto che mi è stata affidata un po' il compito di tracciarvi le possibili cause, e chiaramente le cause in questa prima generale panoramica mi sembrano anche molto riferibili ad una tecnica regolativa che rincorre la soluzione evidentemente di un problema che non va ricercato nella tipologia di contratto, ma forse nella modalità di organizzazione all'interno della pubblica amministrazione. Questa è solo, ecco, una domanda, sperando appunto in suggestioni, che ci siano vostre suggestioni sul punto. Certamente che nel 2009 accade che la possibilità di ricorrere alle tipologie di lavoro flessibile viene infatti nuovamente ampliata, con la cancellazione del divieto di utilizzo dell'istituto per periodi superiori ai 3 anni nell'arco dell'ultimo quinquennio, quindi un evidente nuovo indirizzo del legislatore di senso contrario rispetto alla restrizione, e dall'altro lato però si assiste a un vero e proprio atteggiamento da dottor Jekyll e Mr. Hyde del legislatore, perché lo sappiamo che si bloccano le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato per fronteggiare la crisi economica e consentire quindi di contenere la spesa pubblica nei parametri imposti dalla governance economica europea, da un lato, però dall'altro di finanziaria in finanziaria le prescrizioni normative hanno consentito esplicitamente alle amministrazioni di dotarsi di personale con contratti a tempo determinati o con derogando di fatto alla regola del blocco, che a questo punto finiva con l'essere e con riguardare solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ed è chiaro che il bipolarismo del legislatore nasceva dall'esigenza che servivano braccia, teste e competenze per garantire i servizi e le funzioni pubbliche nonostante i provvedimenti anticrisi. In questa fase, di fronte a questo nuovo esercito di precari, il legislatore ha reagito, ovviamente, con i consueti strumenti, come ha rilevato già la professoressa Pasqualecchio, cioè attraverso la tecnica delle stabilizzazioni dei lavoratori flessibili, ma anche, e qui torniamo un po' al filo conduttore del mio intervento, ritornando a incidere sui vincoli e sui limiti, e quindi sulle modifiche agli articoli 36 e 7 del testo unico, nel senso di imposizione di maggiori, più restrittivi vincoli rispetto al lavoro privato. E il mia culpa, se vogliamo chiamarlo così, comincia già nel 2013, laddove si ammette il ricorso alla tipologie di contratti, tipologie flessibili, solo in presenza di esigenze di carattere esclusivamente temporale ed eccezionale, mea culpa che poi prosegue con la riforma Madia, come ben sappiamo. E
aggiungo che la mia colpa in realtà è stata anche poi la conseguenza di dover anticipare l'ulteriore possibile effetto che ne poteva derivare dalla liberalizzazione del lavoro a termine che nel frattempo avevamo avuto con il Jobs Act, quindi con il decreto 81 del 2015, che come sappiamo aveva liberalizzato la tipologia contrattuale per effetto appunto dell'eliminazione dell'obbligo di giustificare il contratto a termine. Decreto 81-2015 che invece per effetto dell'abrogazione del decreto 368 costituisce ora la normativa generale comune per il rapporto di lavoro privato che ai sensi poi dell'articolo 2,2 del decreto 165 trova applicazione anche ai rapporti contrattualizzati alle dipendenze dell'EPA, salvo ovviamente le deroghe dettate per il lavoro pubblico. Questa specialità nella disciplina pubblicistica si conferma anche poi dopo l'intervento del decreto dignità, il decreto 87 del 2018, che come sappiamo ha modificato in senso restrittivo il lavoro a termine e il lavoro privato, ma che però non si applica al lavoro pubblico. Quindi il decreto 81-2015 resta, si applica al lavoro, al dipendenza e alla PA, ma nella versione anteriore al decreto dignità. Quindi anche in questa fase notiamo qualcosa di strano nella tecnica regolativa che certamente non agevola, non facilita la ricerca di soluzioni stabili, durature e soprattutto razionali atte a fronteggiare il precariato. Perché? Perché si prova a contrastare il fenomeno creando una disciplina generale derogatoria in senso restrittivo rispetto al lavoro privato. Cioè mi sembra che la soluzione sia una soluzione di reazione a quello che accade nel lavoro privato, ma non di soluzione rispetto a delle evidenti complessità che comporta il lavoro pubblico. Le deroghe, come sappiamo, più vistose alla disciplina privatistica sul lavoro a termine contenute attualmente nel testo unico sul pubblico impiego restano sostanzialmente due, cioè il regime delle causali e il regime sanzionatorio. Il regime delle causali perché sappiamo che nel lavoro pubblico vi sono requisiti di ammissibilità del primo contratto per cui le PA possono ovviamente ricorrere al lavoro flessibile solo e soltanto per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, dovendo quindi ricorrere il loro fabbisogno ordinario soltanto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Quindi il sistema del lavoro pubblico rimane ancorato alle causali espresse attraverso questa formula generale delle esigenze temporanee eccezionali che anche per i contratti inferiori ovviamente ai 12 mesi, causali che devono essere comprovate e provate appunto dal datore di lavoro. Come sappiamo anche l'applicazione del decreto dignità comporta nel lavoro pubblico ovviamente la durata non è 24, la durata massima è 36 mesi, fermo restando che la contrattazione collettiva può derogare a questo limite, sia in meglio che in peggio, anche se ad una rapida ricognizione della contrattazione collettiva del lavoro pubblico dei comparti mi pare che questa possibilità al momento non sia stata sfruttata appieno. In ogni caso invece devono essere rispettate le limiti percentuali del 20%. Qui l'approfondimento dei limiti percentuali e la contrattazione collettiva a mio avviso è invece necessario. Perché? Perché dall'esame di alcuni contratti collettivi emerge che in alcuni casi la contrattazione collettiva di comparto ha devoluto la fissazione di questi tetti alla contrattazione integrativa, creando sicuramente un meccanismo di maggiore flessibilità, è indubbio, perché si consente alla PA a livello decentrato di cucire un vestito sartoriale della flessibilità. Certo, ma allo stesso tempo, visto che parliamo di cause possibili di precariato, mentre Cateria parla delle soluzioni, però certamente è evidente che questa delega alla contrattazione integrativa potrebbe innescare meccanismi di
proliferazione di contratti flessibili che può sfuggire ad un livello di controllo e della trattativa nazionale, lasciando questo profilo forse, che è cruciale, su questo credo siamo tutti d'accordo, alla influenza di particolarismi o localismi. Certamente questo potrebbe essere un effetto. Sempre poi sul sistema delle percentuali, sappiamo anche che in alcuni contratti del lavoro pubblico di comparto si tende anche ad ampliare le ragioni per cui è possibile derogare al tetto, al 20%. Da un punto di vista sistematico mi sembrava inevitabile, perché l'elenco contenuto nel decreto 85 mal si adatta al lavoro pubblico, si adatta limitatamente al lavoro pubblico, perché sappiamo che l'articolo del decreto 82 del 2015 consente appunto l'applicazione dei tetti, delle percentuali per le nuove attività, per l'avvio del startup, quindi si comprende il perché bisognava adattarlo al lavoro pubblico. Però se si va un po' a leggere le nuove ipotesi, queste ipotesi peculiari, ebbene, si scopre ad esempio che è possibile derogare quindi alla fissazione di questi tetti nel caso di attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti, oppure per particolari necessità di enti, di nuove istituzioni, oppure introdurre nuove tecnologie che comportano cambiamenti organizzativi o che abbiano effetto sul fabbisogno di personale, ancora per stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente, ovviamente qui il riferimento evidentemente al CCNL del comparto istruzione settore scuola. Ora, ciò che suscita forse qualche perplessità in questa elencazione è il fatto che queste ipotesi non evocano immediatamente situazioni temporanee o comunque eccezionali, o comunque non lo si desume facilmente dall'elenco, o forse io non l'ho desunto facilmente dall'elenco, tali da legittimare appunto la deroga ai limiti percentuali, parendo riferirsi a mio avviso a un fabbisogno quasi ordinario delle pubbliche amministrazioni, sicché si adattano queste ipotesi con molta fatica al principio generale che invece sappiamo impedisce l'uso di lavoro flessibile per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale. Questo ricollegandomi proprio a quello che diceva Elena Pasqualetto rispetto proprio all'importanza di tenere ben presente tutte le fonti regolative, ma anche il coordinamento poi e le possibilità aperte, i varchi aperti in questo caso dalla contrattazione, che certamente possono essere un fattore, certamente non determinante, però sicuramente un fattore che può amplificare certi fenomeni, soprattutto in determinati periodi ovviamente. Il contrasto poi al precariato però viene anche declinato, e questa forse mi sembra la parte più innovativa sul piano della tecnica legislativa, qui la professoressa Pasqualetto già aveva fatto cenno, cioè nell'ottica di valorizzare le esperienze maturate in costanza di contratti flessibili in occasione proprio di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato. Facevi riferimento infatti all'articolo 35, comma 3 bis, ma io farei anche riferimento, per esempio, collocherei filone di legislativo anche il periodo dell'articolo 36 in cui per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a termine con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato, quindi una sorta di stanza di compensazione per appunto per gli idonei in graduatoria in attesa di. Allo stesso tempo, qui veramente vado velocissimo, il quadro della reazione del legislatore con la riforma Madia si chiude
con l'intervento, il restyling di collaborazione autonoma, che come sappiamo con l'ultimo intervento sull'articolo 7,5 bis si prevede il divieto di fatto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi. Se questa quindi è stata la reazione del legislatore per quanto riguarda la tecnica sugli articoli 7 e 36 del testo unico, un ruolo cruciale ha assunto e assume ha in questi anni anche la reazione dei giudici della giurisprudenza, che chiaramente va a colmare, o meglio, prova a reagire all'assenza, alla lacuna di una sanzione, della sanzione della conversione. E qui la storia, come ci anticipava Elena, è molto lunga, anche qui molto tormentata. Certamente, mi limito qui solo a dare veramente a tracciare qualche conclusione, forse anche qualche scenario di apertura di possibili nuove querelle, data anche un'impostazione oscillante della Corte di Giustizia. Già nella sentenza Papalia del 2013, in effetti, la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile l'assenza della sanzione della conversione con il diritto euro-unitario, in particolare con la direttiva 70 del 1999. Tuttavia, già in quella sentenza si ammonivano gli stati, in particolare si ammoniva l'Italia, come sappiamo, rispetto alla necessità che il diritto al risarcimento in luogo della conversione, quando è subordinato ad un obbligo, all'obbligo che grava sul lavoratore di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, deve ritenersi ovviamente una disciplina che può contrastare la norma e la disciplina comunitaria, perché questo obbligo, evidentemente, cioè l'obbligo di dimostrare questo tipo di danno, ha l'effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di rango europeo. Si è innescato, lo sappiamo, un intenso dibattito sulla natura di questo risarcimento, rimedio appunto, unico rimedio di fatto. Che si ha per contrastare il ricorso abusivo del contratto a termine del lavoro pubblico e anche però un dibattito sulle funzioni di questo risarcimento. Contrasto che è stato apparentemente risolto dalla Cassazione con una sentenza delle Sezioni Unite nel 2016, la numero 50-72, nella quale sostanzialmente la Corte di Cassazione ha superato appunto l'impasse e gli orientamenti contrastanti, ritenendo che la soluzione debba essere cercata in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo. E quindi l'alternativa, che pure era stata prospettata da numerosi giudici della Cassazione, giudici di merito, per cui il danno subito consiste nella perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato e quindi va trattato come danno da licenziamento illegittimo e quindi adesso va applicato appunto le regole dell'articolo 18 o della legge 604 del 66. Di fatto, appunto, la Corte di Cassazione ritiene che questo sistema è un sistema che non è omogeneo, ma soprattutto non riguarda l'ambito dei contratti a termine. La soluzione, quindi, invece, del risarcimento del danno, va trovata nel rapporto di lavoro a termine privato e non nella normativa in materia di licenziamento, e che invece evoca la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, condizione che lo sappiamo. Tra l'altro, che è difficilissima da provare nel momento in cui bisogna dimostrare che il lavoratore, se avesse partecipato al concorso a tempo indeterminato indetto dalla pubblica amministrazione, lo avrebbe superato e vinto.
La soluzione individuata dai giudici della Cassazione è dunque, come sappiamo, il risarcimento ai sensi dell'articolo 32, comma 5 della legge del collegato lavoro 183 del 2010, oggi articolo 28 del decreto 81 del 2015, quindi un'indennità forfettaria da 2,5 a 12 mensilità, che comporta soprattutto la conversione dell'onere della prova, per cui è il datore che dovrà dimostrare l'assenza dei danni forfettariamente individuati dalla norma. La Corte di Giustizia, nella recente ultima sentenza del 2018 nel caso Santoro, pare ritenere la costruzione della sezione unite in tema di danno comunitario compatibile con la direttiva europea, tuttavia riapre un nuovo varco, perché se si legge la sentenza, la Corte nel caso Santoro ammette la prova per presunzioni del fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, il lavoratore lo avrebbe superato. Quindi è la stessa Corte di Giustizia che da un lato avalla la costruzione del danno comunitario inteso come danno da perdita di chance, ma d'altro canto però ammette la possibilità che per presunzioni il lavoratore può provare anche il danno subito per effetto appunto di aver perso un posto di lavoro. E se questo varco può essere utilizzato, a mio avviso certamente sì, anche perché evidentemente la Cassazione, non tutta la Cassazione, ero convinta della soluzione adottata da parte di altri collegi. E veniamo poi a qualche conclusione, qualche battuta finale sull'oggi. Vorrei solo richiamare l'attenzione su questo nuovo possibile modello di gestione della flessibilità, che possiamo anche chiamare, utilizzando un po' le parole dello stesso PNRR, una flessibilità per target e milestone, se vogliamo, se è più accattivante come titoletto del paragrafetto. Però prima di puntualizzare qualche cosina, volevo solo riportarvi gli ultimi dati del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti del 2021, che si riferiscono appunto a un periodo antecedente, che però fanno registrare come, almeno per fronte del contratto a termine, ci sia stata una riduzione quasi del 4%, che non è tantissimo, ma che comunque è un trend in discesa. Credo che si siano incominciati a vedere i primi probabili effetti, forse, di questa azione combinata sia sul piano delle soluzioni, delle stabilizzazioni vere e proprie, sia sul piano della tecnica regolativa restrittiva. E allora, proprio perché appunto si incomincia a vedere questo trend, bisogna certamente provare a contestualizzare anche i possibili effetti delle politiche collegate all'attuazione del PNRR. Come è noto, come l'ha già anticipata la professoressa Piera Pasqualetto, i recenti provvedimenti della ripartenza hanno affiancato uno schema di reclutamento che è straordinario e condizionato. Condizionato perché sul piano temporale, ovviamente, condizionato e sostanziale all'attuazione degli interventi del PNRR, e poi subordinato all'approvazione di questi interventi da parte della Commissione europea. Le PA, previa verifica del fabbisogno, possono infatti stipulare contratti di lavoro a termine di 36 mesi e comunque non eccedenti la durata di attuazione dei relativi progetti attraverso la modalità semplificata del decreto 44 del 2021. In questa accezione, la flessibilità è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del PNRR. Però è anche vero che in generale le azioni del PNRR, soprattutto quelle della missione 1, tendono proprio a rafforzare la capacità amministrativa di lungo periodo delle PA. Penso per esempio agli interventi in tema di formazione o di transizione digitale. Ebbene, allora, come conciliare questo obiettivo di lungo periodo con l'assenza di un meccanismo che garantisca la sostenibilità futura in termini di risorse umane degli interventti finanziati dal PNRR? Quindi prima
domanda al legislatore, ma anche insomma alla platea di giuristi, per cercare di trovare nel sistema ovviamente una possibile soluzione. Si conferma, a mio avviso, forse un retaggio onnipresente, cioè quella che nelle politiche di reclutamento il sistema amministrativo è incapace di sfuggire dalla coazione di ripetere gli stessi errori, cioè è costretto a rifare evidentemente gli stessi errori, con un andamento ciclico che vede comunque sempre le esigenze di bilancio impattare fortemente sul reclutamento, paradossalmente anche quando in questo periodo le risorse ci sono. Chiudo con una sentenza del 2021 della Cassazione. In questa sentenza la Cassazione, secondo me, ha ribadito un principio molto importante, cioè che la ratio del 36,5, quindi del divieto di conversione, non risiede esclusivamente nel rispetto della regola del concorso pubblico, ma più in generale nel rispetto del principio cardine del buon andamento, che sarebbe appunto pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuno fabbisogno, senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza poi seguire le linee di programmazione, che sono quindi indispensabili per garantire l'efficienza della PA. Riflettere, a mio avviso, su questi profili e sanare le criticità forse consentirebbe anche di recuperare una visione meno angusta sia del principio di buon andamento che del principio di concorsuale, perché il principio concorsuale, a mio avviso, non è solo una forma di non è solo una norma di accesso al lavoro pubblico, ma evidentemente è uno strumento di organizzazione della pubblica amministrazione. Grazie. Grazie Maria Dolores per questo excursus, mi è piaciuto moltissimo anche perché assomiglia un po' a quello che propongo io agli studenti, ma era molto più ricco, molto più ragionato, con questa differenziazione in periodi, con questo tentativo di trovare una logica che spesso non c'è nelle politiche del legislatore, in queste continue oscillazioni del pendolo tra flessibilità e rigidità, tra chiusure e aperture, tra sanzioni di un certo tipo e di un altro tipo. E, bella anche questa tua, diciamo, chiusura così un po' speranzosa con questo riferimento a questa sentenza della Cassazione, che giustamente dice forse il principio del concorso pubblico, l'articolo 97, non deve diventare quel tabù e neppure la spiegazione appunto di regole che forse hanno la loro origine in principi diversi di rango costituzionale anch'essi. Ti segnalo peraltro, ma sicuramente la conosci, un'altra invece recentissima sentenza della Corte Costituzionale che è del 21 dicembre del 2021, dove invece la Corte Costituzionale torna ancora indietro, perché questa è quella sentenza nella quale sono argomenti che forse tratterà dopo la professoressa Timellini, si discuteva del perché i somministrati non possono essere ricompresi fra coloro che possono usufruire, no, delle forme di stabilizzazione previste dalla riforma Madia. E qui invece la Corte Costituzionale, forse è una forma di ripetizione tra latizia di cose che si leggono, continua invece a dire che il vero motivo per cui non è possibile la conversione è il principio del concorso pubblico, articolo 97. Quindi una lettura effettivamente ancora un po' statica, mentre è molto più innovativo quello che tu dicevi adesso in conclusione con riferimento alla Corte di Cassazione. E ecco, benissimo, e io però adesso faccio parlare la professoressa Timellini, che ci fa entrare ancora più nello specifico del tema delle stabilizzazioni. Grazie Dolores. Bene, grazie, grazie a tutti, buonasera. Vorrei innanzitutto complimentarmi e ringraziare sentitamente gli ideatori e i coordinatori di queste pregevoli giornate di studio che sono state concepite sotto forma di clip. In particolar modo ringrazio il professor Boscati e la professoressa Zilli, il comitato scientifico e poi ringrazio ovviamente la professoressa Pasqualetto per aver introdotto la sessione, il tema della sessione odierna e per aver anche introdotto il mio intervento. Inizio la mia relazione riprendendo quanto è stato brillantemente evidenziato dalla professoressa Ferrara nella sua interessantissima relazione, ossia come il fenomeno del precariato nel pubblico impiego si sia manifestato negli anni con un andamento
appunto che anche in questo scritto che lei stessa citava definivo pendolare e che addirittura diciamo potremmo anche definire in un certo senso schizofrenico, proliferando sicuramente per esigenze di bilancio. Pensiamo infatti al massiccio e rigido blocco del turnover del 2007 che ha ricordato appunto anche la professoressa Ferrara, ma anche sicuramente per inefficienze della burocrazia e anche appunto per ragioni di tipo clientelare. Ecco, l'ambizione maggiore del legislatore della riforma Madia, a mio avviso, si disvela già proprio all'inizio, nella legge delega 124 del 2015, all'articolo 17,1, dove appunto si evidenzia quello che è l'obiettivo della riforma, ossia quello di realizzare il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. E questo risultato si realizza attraverso la previsione di un regime transitorio che prevede dei meccanismi di valutazione volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le pubbliche amministrazioni, seppur sempre con la garanzia di mantenere un adeguato accesso dall'esterno. Si realizza quindi, possiamo dire, un cambio di rotta nell'atteggiamento del legislatore che fino ad allora si era dimostrato forse più interessato a contenere le assunzioni a tempo indeterminato attraverso tagli lineari della spesa pubblica e si era dimostrato quasi, possiamo dire, noncurante poi delle inevitabili ricadute che queste misure avrebbero avuto sull'occupazione. Quindi in un certo senso possiamo dire che si era reso il legislatore direttamente responsabile proprio del fenomeno del precariato. Da qualche anno invece ormai all'opposto il legislatore ha deciso di tornare sull'argomento attraverso proprio la disciplina, quindi il regime delle stabilizzazioni che divengono in questo modo una sorta di canale alternativo, possiamo dire, di accesso ai ruoli. La giurisprudenza ha ritenuto e ritiene legittima la stabilizzazione, al di là del principio costituzionale dell'accesso tramite concorso pubblico, così come previsto dall'articolo 97 della Costituzione, a condizione che la procedura riguardi soggetti selezionati fin dall'inizio, fin dal principio, attraverso delle procedure concorsuali. E a norma dell'articolo 20 del decreto Madia, quindi del decreto legislativo di attuazione, il decreto 75 del 2017, con il quale si è perfezionata la riforma citata, ecco, a norma di questa disposizione dell'articolo 20, viene definito quindi il regime transitorio citato. E quindi vengono individuate delle procedure per superare il precariato che consistono in due diverse ipotesi di stabilizzazione. Ipotesi di stabilizzazione che avrebbero inizialmente dovuto perfezionarsi nel triennio 2018-2020, questo termine è stato poi prorogato al 31-12 del 2021 e ora, con l'entrata in vigore della legge 113 del 2021, che è di conversione del decreto legge 80 del 2021, entrata in vigore l'8 agosto appunto dello scorso anno, e che riguarda le misure urgenti volte ad attuare il PNRR. Il termine risulta ora prorogato ulteriormente fino al 31-12 del 2022, quindi alla fine di quest'anno. Si tratta quindi di una procedura di stabilizzazione che comunque è temporalmente limitata e che quindi dovrà essere ultimata entro la fine del 2022. Un primo dato che merita evidenza, a mio avviso, è il carattere speciale della modalità di reclutamento di personale, che comunque non fa venire meno l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il piano dei fabbisogni.
per l'ottimizzazione delle risorse disponibili e delle della performance organizzativa secondo quanto stabilito dall'articolo 6,2 del testo unico sul pubblico impiego. Piano di fabbisogni al cui rispetto le singole amministrazioni sono tenute prima dell'avvio di nuove procedure per il reperimento di risorse umane. Anzi, si rende opportuna una verifica del fabbisogno al fine di stabilire quali siano le specifiche figure professionali necessarie, le quali saranno da reperire da un lato attraverso le forme ordinarie di reclutamento e dall'altro lato attraverso queste forme speciali di superamento del precariato e, come ricordavo all'inizio, di valorizzazione delle esperienze lavorative maturate. E nonostante ciò, ai sensi dell'articolo 20,3 rimangono comunque ferme le norme di contenimento della spesa di personale e appunto la norma citata, l'articolo 20,3, precisa che ai soli fini dei commi 1 e 2, quindi soltanto ai fini delle stabilizzazioni, le amministrazioni possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ricorrendo alle risorse destinate alle assunzioni con contratti di lavoro flessibile. E quindi da un punto di vista di copertura finanziaria, per la collocazione in ruolo di personale precario potranno essere utilizzate le risorse già accantonate per andare a stipulare contratti di lavoro flessibili. Inoltre, ulteriori risorse potranno derivare dalla dimostrazione da parte delle amministrazioni stesse di poter sostenere a regime la spesa di questo personale e dalla previsione a bilancio della contestuale definitiva riduzione del valore della spesa sostenuta per le assunzioni a tempo indeterminato. Con la riforma Madia si registra allora, come dicevamo, un cambio di marcia che ha visto la retrocessione del presupposto statico della dotazione organica a favore invece di una più dinamica programmazione triennale dei fabbisogni del personale, ossia attraverso uno strumento più agile volto a rispondere concretamente, possiamo dire in progress, a quelle che sono le esigenze attuali delle amministrazioni pubbliche circa le professionalità necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'amministrazione stessa. Questo avviene attraverso una valutazione a monte e secondo anche ragionevoli previsioni per il futuro, volte a evitare ovviamente distorsioni, abusi e derivanti dal superamento comunque del limite fisso, fatti salvi ovviamente i vincoli di spesa e di finanza pubblica. Una volta che viene delineato il budget di spesa per le assunzioni per ogni singola amministrazione, quest'ultima sarà poi libera di deliberare se e come assumere in base alle proprie esigenze effettive e non in base ad a prioristici limiti di organico. Premesso questo, passando ad analizzare nel concreto la disposizione dell'articolo 20, ecco, vediamo come questa norma delinei due appositi strumenti di stabilizzazione del personale. Da un lato l'assunzione diretta e dall'altro le procedure concorsuali riservate. La prima, l'assunzione diretta, è descritta dall'articolo 20,1 e prevede appunto un'assunzione definitiva e diretta di personale in presenza di tre requisiti. Il primo requisito è dato dal fatto che il personale debba risultare in servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione a far data dal 28 agosto 2015, ossia dalla data di entrata in vigore della legge delega numero 124 del 2015 della riforma Madia. Basta quindi anche un solo giorno alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione e questo avviene proprio con la finalità di stabilizzare coloro che sono stati alle dipendenze della PA in un tempo relativamente recente. Secondo requisito, essere stati reclutati a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte, con procedure espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione,
ossia quindi di aver svolto anche presso amministrazioni pubbliche diverse le stesse attività con riferimento alle quali il personale viene stabilizzato. Terzo requisito è aver maturato alla data che era originariamente del 31 dicembre 2017, che ora, come abbiamo detto, è stata prorogata al 31/12/2022, almeno 3 anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Occorre ricordare che in proposito che la legge di bilancio 205 del 2017 ha valorizzato in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata non soltanto il servizio espletato presso il comune che procede alla stabilizzazione, ma anche il servizio svolto presso altri comuni esercenti funzioni in forma associata. Questa previsione è tuttora da considerarsi in vigore. La circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione numero 3 del 2017 è poi intervenuta a chiarire che il requisito previsto dalla lettera A del comma 1 dell'articolo 20, cioè il fatto di risultare in servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione alla data del 28 agosto 2015, è una disposizione che ha carattere prioritario rispetto agli altri criteri. Inoltre, sempre la circolare numero 3 del 2017, con riferimento al criterio invece della lettera C, ha stabilito che quest'ultimo vada interpretato nel senso che gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestati anche con diverse tipologie di contratto flessibile, purché riguardanti attività svolte o comunque riconducibili alla medesima area o categoria professionale nella quale dovrebbe avvenire l'inquadramento in ruolo. Con riferimento poi al requisito della lettera B, cioè al requisito di essere stati reclutati a tempo determinato, si impone invece un'interpretazione strettamente letterale e restrittiva della norma, in quanto non sono ammissibili eventuali applicazioni analogiche, ad esempio ammettendo a beneficiare della stabilizzazione anche coloro i quali siano stati assunti a tempo determinato con modalità alternative al pubblico concorso. Questa lettura, che sicuramente è più permissiva, incorrerebbe infatti nella violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Infatti la normativa in materia di stabilizzazione del personale precario deve essere considerata di stretta interpretazione e di stretta applicazione, così come ha stabilito in modo molto netto la Corte Costituzionale nella pronuncia numero 7 del 2015. In occasione della quale la Corte ha ribadito il principio dell'indefettibilità del concorso pubblico per accedere ai ruoli della pubblica amministrazione e ha ribadito il fatto che la normativa non può essere interpretata alla luce di pretesi significati impliciti o inespressi, ma soltanto secondo il significato che si trae dal tenore letterale delle parole e dalla connessione di esse. L'articolo 20, comma 12, inoltre precisa che una volta che sia stata individuata la platea degli aventi diritto, nell'ipotesi in cui il numero di essi sia superiore ai posti disponibili, la priorità dovrà essere accordata al personale in servizio con contratto a termine alla data del 22 giugno del 2017. Passando invece in rassegna la seconda ipotesi di stabilizzazione, cioè l'ipotesi che è prevista dall'articolo 20,2, ecco, tale norma contempla le cosiddette procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili. Queste procedure concorsuali sono riservate al personale che successivamente al 28 agosto 2015 sia titolare di un contratto di lavoro flessibile,
non però di somministrazione di lavoro, in quanto tale ipotesi è espressamente esclusa dal successivo comma 9, e contestualmente deve trattarsi di personale che alla data del 31/12/2022 abbia maturato almeno 3 anni di contratto, anche non cumulativi, negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Ecco, questa norma che all'apparenza appare di chiaro, immediato contenuto, in realtà si presta a dubbie interpretazioni e possiamo dire che ha anche mostrato il fianco a numerose critiche. I dubbi interpretativi scaturiscono dal riferimento, in questo caso, ai contratti flessibili, mentre come abbiamo visto, il comma 1 si limita a contemplare invece i contratti di lavoro a tempo determinato. Ecco, se la terminologia utilizzata dal legislatore appare chiara, perché appunto stabilisce che la platea degli aventi diritto alla stabilizzazione automatica è riservata al solo personale in servizio con contratti a tempo determinato, mentre prevede la stabilizzazione tramite concorso riservato nei confronti dei titolari di contratto di lavoro flessibile. Ecco, i dubbi sono stati alimentati dalle successive interpretazioni ministeriali, che paiono invece modificare l'assetto delineato dal legislatore e che sicuramente costituiscono, diciamo, un problema in ragione anche del fatto che tali circolari rappresentano un atto di interpretazione autentica che promana dall'organo che ha emanato la disposizione legislativa in commento. Quindi, diciamo, il problema ovviamente si pone. Il problema si pone ad esempio alla luce della circolare numero 3 del 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, poi confermata anche dalla successiva circolare numero 1 del 2018. Secondo le quali l'articolo 20, comma 1, lettera C, sarebbe riferibile più in generale a coloro che al 31 dicembre 2022 abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8, anche con diverse tipologie di lavoro flessibile. Quindi, secondo l'interpretazione fornita dalle due circolari citate, il rinvio al servizio previsto dal comma 1 dovrebbe essere inteso invece in senso ampio e comprensivo delle diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall'amministrazione. Così sarebbero anche da ritenere compresi i contratti riconducibili alla previsione dell'articolo 7,6 del decreto legislativo 165 del 2001, vale a dire anche gli incarichi individuali conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Questo secondo anche il parere reso dalla Conferenza delle Regioni del 15 febbraio del 2018. Molte amministrazioni hanno fatto propria questa interpretazione estensiva, con tutti poi i dubbi che ne possono conseguire anche in tema di rischio di caducazione delle assunzioni stesse, però allo stesso tempo si segnalano anche altre amministrazioni, quali ad esempio gli enti locali, i quali sono stati invece resti nell'interpretazione della norma e hanno anzi tenuto, diciamo, un'interpretazione più rigorosa della norma di legge, contraria alla lettura estensiva data dalle circolari, e ciò nonostante anche le pesanti insistenze ricevute da parte delle organizzazioni sindacali. Ecco, un altro aspetto che desta perplessità riguarda poi l'esclusione che citavo prima, prevista dall'articolo 20,9 dei lavoratori somministrati. Su questo punto, a fronte di una censura di pretesa disparità di trattamento tra lavoratori somministrati a tempo determinato e lavoratori a termine, è intervenuta la Corte Costituzionale, come ricordava poco fa la professoressa Pasqualetto, con la recentissima sentenza numero 250 del 2021,
che ha dichiarato infondata la questione in ragione del fatto che il lavoratore somministrato non viene assunto dall'amministrazione utilizzatrice, ma viene assunto dall'agenzia. Agenzia che non provvede a reclutarlo tramite concorso, neppure ove l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione, il che porta quindi a escludere tale ipotesi dei lavoratori somministrati a tempo determinato dalla previsione dell'articolo 20. Ecco, l'articolo 20 non precisa poi l'iter che le amministrazioni devono seguire nell'applicare la disposizione ricordata, cioè non ci dice in modo chiaro quando e in quali limiti le amministrazioni che procedono al superamento del precariato debbano ricorrere alla procedura del comma 1 o alla procedura del comma 2. Né questo aspetto sembra essere stato neppure chiarito dalla circolare numero 3 del 2017 della funzione pubblica, la quale semplicemente si limita a definire le suddette disposizioni come due pilastri importanti della possibilità che le amministrazioni hanno di avviare procedure di reclutamento speciale a carattere transitorio. Ecco, quindi rimane la problematica di stabilire la relazione tra queste due procedure. La relazione esistente può essere, diciamo, descritta, ecco, in termini di sussidiarietà, cioè la copertura del fabbisogno del personale viene assicurata attraverso l'attivazione della procedura concorsuale riservata prevista dal comma 2, che è una procedura sicuramente più onerosa, solo in un secondo momento, ossia per coprire i posti che siano rimasti disponibili all'esito dell'esaurimento delle procedure previste dal comma 1. Questa tesi risulta avvalorata dal dato letterale, che marca proprio una differenza tra i due percorsi, in quanto il comma 1, lettera B, parla di procedure concorsuali, mentre il comma 2, lettera A, parla di personale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, quindi di personale variamente assunto con una delle varie forme di lavoro flessibile attraverso delle forme di selezione che non necessariamente rivestono il carattere delle procedure concorsuali. Quindi, posto che il legislatore predilige sicuramente l'accesso tramite procedure concorsuali, si può ritenere che la stabilizzazione passi prima attraverso le previsioni del comma 1 e poi solo successivamente tramite le procedure del comma 2. Al fine di rendere effettive le descritte procedure di stabilizzazione, l'articolo 20,5 stabilisce che fino alla conclusione di esse, ecco, stabilisce il divieto per le amministrazioni di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le stesse professionalità interessate dalle procedure predette. Mentre ai sensi del successivo comma 8 potranno essere prorogati i rapporti di lavoro flessibile già in essere fino alla conclusione delle procedure di cui appunto ai commi 1 e 2, nei limiti delle risorse disponibili. Le regole sulla stabilizzazione incontrano in realtà poi anche delle eccezioni sotto il profilo del campo di applicazione soggettivo di esse. Tali norme infatti è ad esempio escluso il personale dirigenziale. Quello che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e degli organi politici delle regioni, nonché del settore degli enti locali, nonché nel settore degli enti locali, ecco, viene escluso il personale che ha prestato servizio negli uffici di supporto agli organi di direzione politica o che comunque ha stipulato contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabile dei servizi degli uffici o di qualifiche dirigenziali o comunque di alta specializzazione.
Quindi l'esclusione, ecco, possiamo dire, della figura dirigenziale si giustifica per la scelta del legislatore di non stabilizzare personale che possa essere legato da un vincolo fiduciario con l'organo politico. E ancora, in ragione sempre di questa speciale e organica disciplina riservata al settore, sono esclusi i dipendenti che appartengono alla categoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, cioè il personale ATA, delle istituzioni scolastiche ed educative statali e il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con riferimento specifico al personale scolastico, ricordo che la Corte Costituzionale, con la sentenza 187 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 11 della legge 124 del 99, nella parte in cui autorizza un rinnovo potenzialmente illimitato di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza ragioni oggettive che lo giustifichino e senza limiti effettivi di durata massima totale di tali rapporti. Permane poi una disciplina speciale al comma 11 dell'articolo 20 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, tecnico professionale e infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per il personale delle amministrazioni finanziate dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per i quali il requisito del triennio maturato negli ultimi 8 anni si calcola tenendo conto anche del servizio prestato presso amministrazioni diverse. Inoltre, proprio con riferimento al personale sanitario, si ricorda che il decreto milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 15 del 2022, ecco, in forza di tale decreto, il governo ha disposto l'allungamento dei termini per la stabilizzazione a tutto il 2022 per il personale medico, tecnico, professionale, infermieristico, dirigenziale e non del Servizio Sanitario Nazionale. Se vogliamo poi elencare gli operatori tecnico-professionali che operano nelle strutture sanitarie, si tratta sicuramente di figure, di molteplici figure, pensiamo agli analisti, pensiamo agli statistici, ai sociologi, agli assistenti sociali, ai collaboratori tecnico-professionali, agli assistenti tecnici, agli programmatori, agli operatori tecnici di assistenza, agli ausiliari specializzati. Quindi è evidente come le figure che sono, diciamo, coinvolte dalla stabilizzazione siano molteplici. E, oltre alla procedura di stabilizzazione di regime transitorio di cui abbiamo finora parlato, dobbiamo dare atto del fatto che esiste anche un'altra procedura di stabilizzazione, una procedura cosiddetta di reclutamento speciale a regime, così utilizzando la definizione data dalla circolare della funzione pubblica numero 5 del 2013. E mi riferisco alla disciplina tratteggiata dall'articolo 35,3 bis del decreto legislativo 165 del 2001. In comma 3 bis introdotto dalla legge di stabilità del 2013, quindi in vigore dal 1 gennaio del 2013, norma secondo la quale le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili, ovvero di contenimento della spesa di personale, possono avviare l'espletamento di procedure di reclutamento tramite concorso pubblico secondo due procedure speciali di reclutamento rivolte al personale precario delle pubbliche amministrazioni.
La prima procedura avviene con una riserva di posti nella misura del 40% dei posti banditi a favore dei titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che alla data di pubblicazione del bando abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. La seconda ipotesi invece riguarda concorsi per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con un apposito punteggio l'esperienza professionale del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e che alla data di pubblicazione del bando abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, secondo l'ipotesi precedentemente esaminata, e che alla data di emanazione del bando abbiano maturato almeno 3 anni di contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che emana il bando stesso. Quindi in questo caso la stabilizzazione passa attraverso il concorso pubblico secondo le due procedure speciali appena descritte. Prima dell'entrata in vigore della riforma Madia ci si era chiesti se l'attivazione delle procedure di stabilizzazione a favore del personale precario costituisse un obbligo per le pubbliche amministrazioni oppure se costituisse invece una mera facoltà e quindi se in capo ai soggetti interessati alla stabilizzazione sussistesse o meno un diritto a ottenerla. E la risposta si può rinvenire in un orientamento che è stato espresso dall'allora giurisprudenza amministrativa, mi riferisco in particolare a una pronuncia nel Tar Veneto del 2007, resa su precedenti tornate di stabilizzazione all'interno degli enti locali. Ecco, secondo tale pronuncia la stabilizzazione costituiva una mera facoltà discrezionale per gli enti locali e non un obbligo, non sussistendo alcun diritto in capo all'interessato a ottenere la stabilizzazione, ma sussistendo unicamente, dice la pronuncia citata, un'aspettativa di mero fatto. È invece, possiamo dire, ora riconosciuto titolare di un diritto soggettivo all'assunzione il dipendente che abbia i requisiti per partecipare ai processi di stabilizzazione previsti dall'articolo 20,1, fermo restando che tali processi sono effettuati nei limiti, dicevamo, delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni del personale, dei fabbisogni appunto di personale delle pubbliche amministrazioni, secondo un principio riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale a Sezioni Unite nella sentenza 2399 del 2014. Questo implica anche dei riflessi con riferimento al problema del riparto di giurisdizione, in quanto nell'ipotesi di controversia che riguarda le procedure di stabilizzazione, ecco, richiamando sotto questo profilo sia la giurisprudenza della Cassazione, mi riferisco a Cassazione Sezioni Unite numero 17.780 del 2013, sia la giurisprudenza del TAR, quindi l'orientamento del TAR sul punto, ecco, si può ritenere che il giudice ordinario sia competente a verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge ai fini dell'articolo 20,1, quindi ai fini dell'assunzione diretta del personale precario è competente il giudice ordinario, mentre il giudice amministrativo resta competente in relazione alle procedure selettivo-concorsuali riservate ai soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile, così come contemplate dall'articolo 20,2. Più nello specifico, il Consiglio di Stato nel 2018 ha reso una pronuncia con la quale ha marcato il discrimen tra le due ipotesi, stabilendo che
appunto questo discrimine si deve rinvenire nell'avvio o meno di una procedura concorsuale, dal momento che se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, ecco, quindi in questo senso, se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, la giurisdizione sulla procedura sarà di competenza del giudice amministrativo. Se essa invece può avvenire senza concorso, la giurisdizione sulle controversie dovrà, e quindi sulle controversie riguardanti l'inquadramento in ruolo, apparterrà al giudice ordinario. Non può, comunque, diciamo, non possiamo comunque sul punto trascurare diciamo, un ulteriore aspetto, cioè il relativo al proprio sempre al problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, evidenziando come questa problematica abbia degli effetti anche. Diciamo, oltre diciamo che sulla oltre che imputabile appunto alla natura, dicevamo, selettiva o meno della procedura di stabilizzazione, ecco, questo problema di riparto si riverbera anche sull'ulteriore problematica delle valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione circa l'avvio della procedura e circa anche l'individuazione del fabbisogno di personale. Sotto questo profilo si è la Suprema Corte di Cassazione nel 2017, sempre a sezioni unite, con la sentenza 4881, con la quale la Suprema Corte ha chiarito che l'articolo 20,1 determina in capo al titolare la sussistenza di un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario, mentre l'articolo 20,2 genera un interesse legittimo che sarà di competenza del giudice amministrativo. Sono inoltre sorti dubbi interpretativi in relazione ai rapporti esistenti tra le predette nuove procedure di stabilizzazione e le precedenti, contemplate dagli interventi legislativi antecedenti alla riforma Madia, di cui ha parlato prima di me la professoressa Ferrara. Ecco, la soluzione è. Possiamo dire che è rinvenibile nella natura discrezionale, come è stato evidenziato, delle determinazioni della pubblica amministrazione, le quali, allora, secondo la circolare 3 del 2017, saranno appunto chiamate a valutare in quali termini le attività di programmazione e di attuazione già avviate in applicazione di questi interventi, dovranno essere appunto applicate. O ve ne ricorrano le condizioni e se se ne ravvisi l'opportunità. E quindi le amministrazioni dovranno chiarire in particolar modo come queste procedure dovranno essere poi coordinate con le nuove, quindi a partire dal 1 gennaio del 2018, con le nuove procedure invece previste dal decreto legislativo 75 del 2017. Quindi in sostanza si demanda alle amministrazioni stesse l'attività di coordinamento tra vecchie e nuove procedure, senza una presa, diciamo, di posizione chiara in questo senso. E, quanto poi alla relazione esistente tra le procedure speciali di reclutamento volte al superamento del precariato e le procedure di mobilità, ecco, la circolare numero 3 del 2017 ha fornito sicuramente una precisazione rilevante, ricordando che la disciplina delle procedure speciali di reclutamento sottende ad un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista invece dall'articolo 30 del testo unico sul pubblico impiego. Quindi questo in conformità anche con quanto è stato deliberato dalla Corte dei Conti della Regione Sicilia nel 2018, che pone l'accento proprio sulla diversità di campo di applicazione dei due diversi apparati normativi ricordati. Un'altra rilevante questione riguarda il tentativo di delineare il rapporto esistente tra le procedure di stabilizzazione e il principio di validità delle graduatorie concorsuali e del relativo scorrimento.
Di questo tema si è occupato il giudice amministrativo, in particolar modo ricordo la pronuncia del Consiglio di Stato numero 6004 del 2014, la quale ha stabilito che l'amministrazione, nel momento in cui decide di assumere nuovo personale, deve tendenzialmente privilegiare lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi. Questo si giustifica in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, per cui l'espletamento di una nuova procedura concorsuale si può giustificare solo in presenza di particolari circostanze di fatto o comunque di ragioni di interesse pubblico prevalente. Da ciò discende anche la conclusione del Consiglio di Stato resa in adunanza plenaria nel 2011, secondo cui la normativa in tema di stabilizzazione non può definirsi indiscriminatamente prevalente, lasciando invece, lasciando semmai possiamo dire all'amministrazione il potere discrezionale di valutare comparativamente in ogni caso anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. E sotto il profilo dell'effetto del riparto di giurisdizione di cui parlavo prima, sotto questo profilo ne deriverà la competenza del giudice amministrativo a sindacare le valutazioni e la scelta effettuata dall'amministrazione circa la copertura dei posti in organico vacanti mediante le stabilizzazioni oppure mediante lo scorrimento delle graduatorie. Mentre apparterrà alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda del candidato che si trovi collocato in graduatoria che ne pretenda lo scorrimento, in quanto in questo caso si tratterà di cognizione circa l'esercizio del diritto all'assunzione, secondo quanto stabilito anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia 26272 del 2016. Nell'ipotesi di eventuale annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela delle procedure di stabilizzazione, poiché sappiamo che per consolidato orientamento giurisprudenziale, e ne cito una tra tante, ricordo la pronuncia della Cassazione 11.559 del 2011, ecco, sappiamo che per consolidato orientamento giurisprudenziale le norme in tema di stabilizzazione hanno natura di norme imperative, quindi sono inderogabili dalle parti e in quanto sono volte a soddisfare superiori interessi pubblici concernenti l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Ecco, quindi così ragionando sarà impedita la prosecuzione ulteriore del rapporto di lavoro, fermi restando però gli effetti del rapporto di lavoro già prodottisi per il periodo in cui questo abbia avuto esecuzione, in questo modo dando, diciamo, applicazione alla norma prevista nel Codice Civile dell'articolo 2126. Ecco, infine vorrei ricordare che in caso di illegittima esclusione di un dipendente dalla procedura di stabilizzazione con conseguente tardiva assunzione in ruolo, il lavoratore avrà diritto a vedersi riconosciuto il danno connesso alla ricostruzione di carriera, cioè avrà diritto a che la propria carriera, che sia stata, diciamo, indebitamente arrestata o troncata, ecco, venga ricostruita come se quell'episodio sospensivo o interruttivo non sia mai esistito, non si sia mai verificato. Questo secondo l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato, a norma del quale la tutela del soggetto leso viene assicurata attraverso una retrodatazione giuridica della nomina
la cui decorrenza viene quindi fissata ex tunc, con le conseguenze sicuramente vantaggiose in ordine all'anzianità assoluta nella qualifica, ma anche sotto il profilo della misura stessa della retribuzione, che potrà essere maggiorata dei corrispondenti scatti di anzianità. Il quadro tracciato denota per la prima volta, e qui riprendo la considerazione con cui ho aperto questa mia relazione di oggi pomeriggio, e quindi mi avvio anche poi alla conclusione del mio intervento. Ecco, il quadro tracciato denota un cambio di marcia da parte del legislatore, il quale pare finalmente prendere le distanze da un ricorso patologico, possiamo dire, a forme di lavoro precario nel lavoro pubblico, adottando strumenti che consentono di pianificare una stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro flessibile, ove l'inserimento stabile sia davvero necessario e l'amministrazione necessiti di quella professionalità. Ecco, quanto infine possiamo dire alla compatibilità del dettato costituzionale, alla compatibilità di questa disciplina in tema di stabilizzazione con il dettato costituzionale, quindi in particolar modo con l'addentellato dell'articolo 97 della Costituzione. Ecco, la soluzione possiamo dire che, con riferimento a entrambe le procedure transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, è sicuramente una soluzione e una lettura positiva. Infatti, nel primo caso la norma è legittima in quanto si rivolge a personale precario che è stato già a suo tempo reclutato a tempo determinato mediante una procedura concorsuale, mentre nella seconda ipotesi, quindi articolo 20,2, il concorso riservato riguarda esclusivamente il 50% dei posti disponibili, quindi in questo modo viene lasciata aperta la possibilità di concorso pubblico all'esterno per la parte restante, in modo quindi anche da non generare quel vulnus che potrebbe essere ipotizzato, ove invece l'intera disponibilità dei posti venisse ricoperta ricorrendo esclusivamente a concorsi riservati. Aspetti questi che sono stati evidenziati anche dalla stessa Corte Costituzionale, allorquando la stessa è stata interessata della relativa questione. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione su questo tema, che sicuramente non è facile, ma mi auguro che possa essere stato di stimolo e comunque di riflessione. Grazie. Grazie Caterina per questa esaustiva spiegazione di tutti i problemi che si nascondono dietro questo articolo 20 del decreto 75/2016, che effettivamente a prima vista non si vedono. Per alcuni abbiamo delle risposte interessanti nella giurisprudenza, sia dei giudici ordinari sia dei giudici amministrativi. Altri aspetti secondo me restano ancora un po' oscuri, ad esempio quel discorso che facevi sul fatto che le circolari ministeriali consentono di estendere sostanzialmente l'utilizzo di questi canali anche a persone che sono state utilizzate con contratti diversi rispetto al contratto di lavoro subordinato. Parlavi appunto degli incarichi a esperti di comprovata esperienza. Immagino che il riferimento sia in realtà a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, perché per avere quella durata, no, dei 3 anni di cui parla la norma, necessariamente non possono essere incarichi di carattere occasionale. Ecco, ci dovrebbe far riflettere poi su quella chiusura però che poi ha invece la norma quando, rispetto alla somministrazione, i lavoratori somministrati, ci dice di no, con un sofisma, perché ma i lavoratori somministrati, l'ha detto appunto la Corte Costituzionale, l'hai bene ricordato, non sono stati reclutati con un concorso, ma in realtà sono dipendenti dell'agenzia di somministrazione, che li sceglie sulla base di criteri diversi. Ma anche i lavoratori che
collaborano con questi contratti di lavoro autonomo non sono reclutati con un concorso in senso proprio, no? Ci sono delle procedure di selezione, adesso qua dovremmo entrare nel merito dell'articolo 7, non abbiamo il tempo di farlo, però anche questi non sono dipendenti diretti della pubblica amministrazione, non sono reclutati con procedure concorsuali specifiche, nonostante questo c'è questa apertura, quindi qui si evidenzia un po' una contraddizione interna alla norma. E questo secondo me è un punto di frizione molto interessante. Ecco, questo direi forse l'aspetto che mi ha colpito di più, e per il resto niente, ti ringrazio per aver esposto in modo anche molto chiaro tutti i problemi che l'articolo 20 nella sua interpretazione pone. Grazie, e adesso passo la parola al professor Boscati, vero? Posso fare un'osservazione alla relazione, se c'è tempo, giusto una battuta. Credo che tra l'altro il convitato di pietra di entrambi i commi in generale del sistema dell'articolo 20 sia sostanzialmente il sindacato. Alla luce anche un po' della chiusura della Cassazione nelle ultime sentenze rispetto all'obbligatorietà degli accordi sindacali in tema di stabilizzazione, che sostanzialmente ha negato la forza vincolante degli accordi pre-meccanismo dell'articolo 20, per cui non sono assolutamente vincolanti gli accordi sindacali in tema di stabilizzazione secondo la Cassazione. E in realtà, secondo me, anche il profilo che tu richiamavi giustamente sul problematico della discrezionalità di quale dei due meccanismi attivare denota secondo me anche un sistema che omette o comunque insomma sottovaluta o comunque ecco, fa finta che non esiste ma che in realtà invece esiste, cioè che spesso e volentieri questa è stata anche oggetto di trattativa sindacale. Forse credo questa è una lacuna che pesa nei termini proprio ecco di una stabilizzazione in funzione dell'organizzazione in senso lato e che poi abbia anche una partecipazione del sindacato. Tutto qua. Grazie davvero a tutte e tre anche per quest'ultima sollecitazione sulla bella relazione di Caterina. Ma io semplicemente dico tre o quattro cose, tre flash in maniera assertiva. Allora, sicuramente è emersa la complessità della materia e sono emersi quello che diceva la professoressa Pasqualetta all'inizio, l'intreccio tra i molteplici interessi, interni, esterni, anche nell'ambito degli interni. Questo è l'elemento fondamentale. Dopodiché il precariato, chiamiamolo così, c'è stato perché all'inizio il primo precariato o il primo derivava come dire, da scelte politiche, cioè si introduceva qualcuno in un certo periodo, magari per scopi elettorali, non si può dire, ma lo diciamo, e poi magicamente c'era il problema di stabilizzarli. Poi c'è stato il problema economico, e qua voglio dire il problema economico, il grande bluff perché si pensava di contenere la spesa e diciamo proprio la genesi stessa, voglio dire, e presenta degli elementi di disarmonia, perché se torniamo un attimo indietro a quello che fece il compianto Marco Biagi, che nel privato apriva in qualche misura, cercava di restringere le collaborazioni, nel privato il governo invece bloccava le assunzioni, apriva a quelli che erano contratti anche di collaborazione con strumento ordinario, c'era una parte incoerente di sistema, anche perché l'elemento di fondo è che i contratti a tempo determinato e le altre tipologie non costavano meno dei contratti a tempo determinato, se non per qualche alchimia, per qualche gioco contabile che voglio dire, qualcuno sicuramente molto più bravo di me a fare questi conti sarebbe in grado di fare. Quindi c'è un tema di incoerenza di fondo e come diceva Maria Dolores sicuramente questo ricorrere alla precarietà, cioè tu apri precarietà poi devi risolvere la precarietà, questo è l'elemento come dire di fondo. Dopodiché c'è il tema di fonti, il tema di organizzazione, il tema di rapporti, perché di rapporto, perché sul tema delle fonti c'è un aspetto sicuramente rilevante è il rapporto tra legge statale e legge regionale, perché molte volte anche le leggi regionali si sono volute in qualche misura inserire in aspetti dove probabilmente non si sarebbero potute inserire o dovute inserire, quale elemento di fondo che però è l'elemento di organizzazione, quindi l'organizzazione per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda gli enti locali, quindi in qualche misura le regioni addirittura potrebbero intervenire, ma questo crinale è molto molto, come dire, molto scivoloso. Ecco, per quanto riguarda il tema contrattazione collettiva,
Beh, qua due osservazioni. La prima è vero che i contratti di comparto oggi aprono agli integrativi per elevare la percentuale, però proprio una ricerca che abbiamo presentato ieri all'ARAN con Bordonia è emerso che nessun contratto alla fine ha aumentato questa percentuale, è intervenuto su altri aspetti. Ecco, sull'altro aspetto invece, su quello che ricordava il professor Ferrara alla fine, cioè che ci sono degli accordi di stabilizzazione. Beh, insomma, io sotto questo profilo sono dall'altra parte, cioè credo che gli accordi di stabilizzazione siano qualcosa che entri in un contesto in cui non dovrebbero entrare, cioè è materia organizzativa, dopodiché ci può essere un impegno politico, ma non un impegno giuridico, cioè perché la materia è materia organizzativa e quindi come tale poi tant'è che poi anche diciamo, questi accordi alla fine tu li filtri tramite quelle che sono delle procedure di selezione, perché questo è l'elemento di fondo, cioè sempre questo, cioè, ognuno gioca la propria partita, però se guardiamo sul piano ontologico c'è un dato organizzativo e questo elemento di dato organizzativo, secondo me, emerge in maniera molto chiara nella sentenza che, se la professoressa Ferrara ha ricordato, di fine dicembre 2021, poi 4, che già questo dice che la Cassazione lavora molto di più, perché fino a qualche anno fa arrivava a 20-25, 26, che dice un qualche cosa di diverso da quello che dice la Corte Costituzionale 10 giorni prima, cioè anche questo è interessante, prima, cioè il fatto che per quanto riguarda la somministrazione non può stabilizzare perché non c'è un concorso, però la somministrazione ha la sua specialità alla fine, se vogliamo essere. Perché comunque non c'è nessun filtro e sappiamo purtroppo che la somministrazione molte volte si è svolta nel settore pubblico, cioè somministrazione o appalto, non entriamo in questa materia perché come dire, è abbastanza spinosa, però è un aspetto. Dopodiché anche per il lavoro autonomo c'è una selezione, ma ricordiamoci che è una selezione 7,6 a patto di servizi, perché questa è l'altra bella questione che si pone molte volte. Comunque c'è una selezione c'è. Ma dicevo, mi piace la Cassazione perché? Perché la Cassazione, secondo me, di fine dicembre c'entra il punto che noi abbiamo scritto in qualche misura, che non è il concorso, ma è il tema organizzativo, cioè la programmazione di fabbisogno di personale. Perché questo mi impedisce quelli che possono essere certi comportamenti speculativi. E dall'altro lato, se fosse vero il concorso, oggi come oggi, per i tempi determinati, il problema è risolto. Perché? Perché io attingo da idoneo a tempo determinato, il concorso l'ho superato. Ecco, credo che, siccome siamo già arrivati a un punto, cioè che la Cassazione ci dice non puoi convertire perché c'è un tema di programmazione, mi chiedo, ma questo vuol dire, vedremo in prospettiva, quando politicamente c'è un contratto a tempo determinato di lunga durata, in programmazione c'è un posto vacante in quella posizione e a questo punto sul piano concreto sarebbe interessante vedere come il giudice possa motivare il fatto che non ci sia il posto in programmazione. Cioè è molto sul fatto la questione, ma il punto di diritto è lo sviluppo successivo e collante, cioè come arriviamo a questo aspetto. Dopodiché, anche sul tema dei contratti flessibili, beh, qua è vero, c'è l'altra incoerenza tra pubblico e privato, ma però tendenzialmente il decreto 81, cioè la riforma Renzi fondamentalmente, che cosa tendeva nel privato? A tutelare il mercato, non il rapporto. E quindi poi vabbè, la seconda gamba, quella che era la politica attiva, non ha funzionato più di tanto sono anche molto buono, e non ha funzionato, appunto. Ma mentre il settore pubblico, molto, molto banalmente, se mi richiamo 97, cioè io sono anche degli studenti, la spiego in questo modo, cioè il personale serve o non serve, se serve deve essere determinato nel pubblico, mentre nel privato lo puoi utilizzare anche altre forme e il tema non è tanto tutela dell'impresa, ma è tutela del lavoratore o di colui che non lavora, quindi la tutela della persona, quindi queste due forbici che si pongono in posizioni diverse. Poi c'è tutto l'altro mondo che richiamiamo del personale pubblico non contrattualizzato, dove tutte le problematiche relative a come stabilizzarlo. E qua diventa
cioè io francamente non vedo altre strade che leggi per stabilizzarla, anche perché è tutto diritto pubblico e quindi qua l'elemento che ci può essere è un tema risarcitorio, ma non un tema di in qualche misura individuazione di una sorta di posizione pretensiva, perché come ha ricordato Caterina non si può parlare di diritto, mai, soggettivo essere assunti, ma un'aspettativa, quindi tecnicamente un diritto pretensivo al rispetto di certe regole, ma fondamentalmente rimane una scelta organizzativa. Dopodiché è stato richiamato il decreto 80, bellissimo, ma il decreto 80 c'è quella norma del decreto 80 che salta sempre fuori, che a me non piace, ma che credo che qualcuno di voi possa invece piacere, relativa alle progressioni di carriera. Perché questa norma che, no, che, vuol dire, che si pone in contrasto con l'accesso dall'esterno, perché giustamente Caterina diceva che ci deve essere adeguato l'accesso dall'esterno, certo, ma siamo tornati, cioè il Brunetta 2 è diverso da Brunetta 1, che Brunetta 1 aveva fatto una cosa che condividevo, cioè riserva agli interni, Brunetta 2 ha detto ci possono essere progressioni di carriera, ma queste progressioni di carriera come le poniamo in relazione alla stabilizzazione sul piano di politica sindacale? Cioè, e qua è una bella partita per il sindacato. Privilegio chi è fuori per farlo entrare o privilegio chi è dentro per promuoverlo? Questo è un tema che sul piano sindacale qualche tensione probabilmente potrà creare. Quindi credo che il tema sia un tema molto, molto complesso. Abbiamo tutti ricordato il ruolo delle circolari che hanno assunto questo ruolo centrale, un ruolo integrativo delle previsioni, insomma, che erano lungo. Dopodiché, dai, gli studenti, che poi questo è bellissimo, poi in concreto, quando devo stabilizzare qualcuno, molte volte accade quello che accade per i licenziamenti collettivi, cioè che io faccio la selezione. E magicamente faccio questa selezione individuando quelli che sono certi criteri per, insomma, fare in modo che siano selezionati qualcuno o qualcun altro. Questo non si può dire, vuol dire, però io lo dico lo stesso, cioè sui libri non si possono scrivere queste cose, però è quello che nell'ambito dell'amministrazione, e questo negli scritti ovviamente non ci sarà, però è quello che nella prassi applicativa in concreto c'è. Perché qual è l'altro elemento di fondo? Che le stabilisce sul piano gestionale questo, che sul piano concreto queste forme flessibili o precarie, perché queste sono utilizzati come periodi di prova lunga, anche da parte dell'amministrazione. Questo è, come dire, l'elemento di fondo. E una cosa, e con questo chiudo, ha perfettamente ragione la cosa Ferrara quando dice che il tema risarcitorio con dati flessibili non è soddisfacente. Non è assolutamente soddisfacente, a parte che è limitata tutta la giurisprudenza comunitaria al fatto del lungo contratto a termine, perché il contratto a termine senza causale, altro mondo, anche la Cassazione l'ha ricordato recentemente, ma anche lì il legislatore non ha avuto il coraggio di fare quello che avrebbe dovuto fare e dovuto fare nel 2017, che è stato detto, cioè di inserire come norma quello che la giurisprudenza aveva detto, ma anche lì con un gioco, diciamo, con un rimpallo. Ho ben capito chi fosse l'attaccante, che il difensore, tra funzione pubblica e MEF non è stato inserito perché non ci sarebbe stata la copertura di spesa, perché inserendolo la devi inserire, e anche quello, vuol dire, ti segna quello che è un mondo, insomma, che meriterebbe forse maggiore attenzione. Certo è che una politica gestionale che si basa su quelli che sono dei contratti flessibili è una politica gestionale non di lunga durata. Ho detto che chiudevo, ma mi è venuta in mente una cosa parlando con Maria Dolores, e questo è anche Elena, cioè l'elemento di fondo è il PNRR e tutte le persone che informeremo col PNRR, informeremo brutto, però insomma dà l'idea, mi pone un problema non banale, perché sono persone che se le voglio brave le devo pagare di più, perché voglio dire, questo mi sembra abbastanza intuitivo. Dopodiché nel 2026 che cosa facciamo? E qua c'è no, qua c'è l'altra partita, le manderemo a casa? Mi pare difficile. Ridurremo la retribuzione? Mi pare difficile. Credo che la partita debba essere o possa essere, ma questa è la vera, può essere la vera sfida, di una razionalizzazione all'interno delle amministrazioni,
ma portando a che cosa? A una diminuzione personale laddove è necessario e un incremento delle retribuzioni per gli interni, portandole a galleggiare pari a quelle riconosciute in base al PNRR. Ma questo è un tema di risorse e di scelte di politica sindacale. Io veramente ho finito, passo la parola alla professoressa Zilli per le conclusioni e conclusioni e perché lei ci ricorda che io, come dire, la mia memoria è abbastanza, come dire, latitante, quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Grazie. Grazie al professor Boscati, alla professoressa Pasqualetto, alle professoresse Ferrara e Temellini per questo super clip di oggi. E devo dire che come sempre io ho imparato molto. E a chiusura delle conclusioni sulle conclusioni, mi sembra che il PNRR un'idea ce l'abbia, e cioè permette a chi sta entrando nella pubblica amministrazione ora di conservarsi la propria partita IVA. Insomma, dice ma non dice che è un rapporto quasi occasionale ed è una vicenda che sembra destinata a risolversi. Vedremo, avremo tanti clip da qui al 2026, per cui mano a mano lo costruiremo questo percorso. E quindi mi approprio delle mie funzioni essenziali di invitante ai prossimi eventi. Il primo evento, ma entrambi, ci portano nelle periferie delle amministrazioni. In primo luogo andremo all'Università di Catanzaro, quindi molto giù, per parlare di regioni e autonomie locali. Dall'altro lato, finalmente avrò il piacere di ospitarvi a Udine, quindi molto su, per parlare di sanità. In entrambi i casi affronteremo il tema di amministrazioni vicine ai cittadini. Fino ad oggi abbiamo avuto un approccio molto alto, andremo anche a vedere che cosa succede dove veramente le persone incontrano la pubblica amministrazione. Concluderemo poi con un ultimo evento dedicato alla dirigenza. Allora, a molto presto, ringrazio di nuovo relatrici e coordinatore. Grazie, arrivederci.